dei risultati, che io credo che a fine campionato ci sarà sempre un risultato sempre clamoroso e che può fare variare diciamo la media salvezza. Per quanto riguarda la partita di oggi, era importante perché comunque l'Andria è una squadra solida, una squadra difficile da affrontare per chiunque. Dovevamo fare questo tipo di partita per uscire fuori da comunque con un risultato positivo da Andria, l'abbiamo fatta e in questo momento va bene così. L'obiettivo ora chiaramente è nelle prossime tre partite forse ottenere quei punti fondamentali per la salvezza, perché Messina in casa, poi a Ischia ed in casa con la Lupa Castello Romani sono tre partite fondamentali prima di andare a Monopoli, questo per il futuro recente. Invece per quello prossimo, dove vedremo lo giudice l'anno prossimo? Rispondo alla prima, perché c'è sempre la classe. No, allora è chiaro che le tre partite sulla carta sono tre partite dove noi dobbiamo cercare di trarre il massimo, perché per tanti domenica è una partita difficile, perché comunque il Messina è una squadra tosta di categoria, più o meno come era sulla falsa riga di questa di oggi. Diciamo che noi dovremmo sicuramente avere delle motivazioni in più rispetto al Messina e quindi questa è da queste tre partite dobbiamo cercare di ricavare il massimo per chiudere o tentare di chiudere il discorso salvezza, perché onestamente andare a Monopoli e giocare la partita col Foggia dove devono servire i punti e tenere la borsa del ghiaccio sulla testa è una cosa che mi dà veramente fastidio. Ecco, invece tornando un po' alla gara di oggi, una domanda però l'abbiamo saltata. Sì, aspetta, io pensavo che te l'hai dimenticato. No, guarda, io voglio chiudere questo a Castellammare, mi sto trovando bene, è inutile nasconderlo. Come ho detto l'altra volta, la cosa importante quando ci andremo a risedere con Magnello, vedere qual è il da farsi e cercare di ci sono delle cose che dobbiamo chiarire, però credo che grossi problemi non ce ne dovrebbero essere da parte mia, poi ritorno a dire, non è quello, l'ho dimostrato quest'anno e lo dico, nessuno sa dove c'era la possibilità di andare via e sono rimasto volentieri, quindi non credo che ci siano problemi, poi vediamo da farsi. Scoprire qualcosa di importante, già sappiamo. Alla sfera di cristallo, ecco. Sì. Però facendo un passo indietro, facendo un passo indietro proprio alla gara di oggi, sì. Ancora una volta sul cammino della Juve Stabia c'è un arbitro che commette degli errori grossolani. Era stato con il Benevento, c'era l'espulsione con Pezzi, c'era il rigore a fuori della Juve Stabia. Quest'oggi questa espulsione di Obodo, come la vogliamo commentare? Sai, ormai credo che è un'abitudine in generale in tutte le categorie, no? L'interpretazione dei falli, come il fallo di mano, come il fallo di gioco, quindi questo io credo che lui l'abbia interpretato come un fallo pericoloso, no? Sì. Per quanto riguarda la stagione nostra arbitrale, è stata una stagione un po' particolare, dai gol annullati, da situazione, però ti ritorno a dire, mi è antipatico andare a scolparmi da questa situazione di questa stagione, perché ho sempre detto degli infortunati, poi dico degli alberi. Io dico che purtroppo quando una stagione nasce in un certo modo bisogna limitare i danni e poi sedersi e cercare di a mente calda, a mente fredda di valutare tante situazioni. E quindi è stata una stagione veramente strana, particolare, sia da un punto di vista tecnico che anche da un punto... ci siamo dimenticati che il tutto nasce anche
io nasce paradossalmente, vi siete dimenticati, da un gol annullato col Melfi, non sì, visto, sì. Quindi stiamo sì. parlando di Coppa Italia, sì. che era entrato dentro a meno di un sì. metro, quindi diciamo in 4 minuti due gol annullati, perché quindi, mettiamo anche quello di Bassano. Ecco, quindi quello era è già gol di gatto. Quindi quello era già un segnale di una stagione che già bisognava capire che era tutta in salita, però insomma, mo, al di là di tutto è chiaro, ti ritorno a dire, la cosa più importante è portare a sto punto in salvo la squadra, e poi sperando in situazioni migliori. Ecco, invece oggi che effetto le ha fatto ritornare qui ad Andria? Ma è un effetto particolare, nel senso che io qui sono arrivato nel 95 in Serie B, e c'era stata avevamo fatto 4 vittorie consecutive, e ci stavamo quasi giocando la Serie A giocando qui con l'Udinese, quella vera, sì. Poi andai via e l'anno dopo l'Andia retrocesse, sono ritornato, abbiamo vinto il campionato 4 domeniche d'anticipo con una squadra, credo, veramente forte. Sì. Mio figlio è nato ad Andria nel 95, il mio primo figlio, quindi sai, è coincido nei momenti migliori, quindi, sì. quindi quando tu ti trovi in un posto dove fondamentalmente il risultato, il tuo lavoro, il risultato sportivo è positivo, è chiaro che non puoi non... Tra virgolette, ero uno dei pochi calciatori che abitava al centro di Andria, mentre tutti andavano, quindi... ti fa capire quanto io comunque stavo bene, la città. No? Cioè, vivevo la città a tutti gli effetti, quindi gli altri andavano chi a Trani, chi a Biceglie, quindi fondamentalmente è stata una bella esperienza. Abbiamo avuto un'imbeccata, Ramzi Aya in scadenza di contratto, potrebbe essere un profilo per l'anno prossimo? Ma giocatori a scadenza di contratto ce ne stanno tanti, faccio la lista, bisogna capire sempre da che cosa... ripartire, perché Aya oggi comunque no, tra virgolette loro giocavano a tre, quindi bisogna capire sempre quando che tipo di modulo, quindi andare a dire quello che può servire o non può servire, voglio dire. Ma l'abbiamo prima detto in diretta, quindi per questo sì. Era solo un di più. Grazie mille.